questo momento serviva soltanto di mettere minutaggio in quello che è il nostro proseguo del lavoro, anche perché sono appena una settimana. Mi interessa in questo momento la condizione fisica che aumenti sempre di più ogni giorno che passa e poi si vedono degli spunti anche se tatticamente non abbiamo lavorato ancora tanto. Primo test amichevole che viene appunto dalla prima settimana di ritiro qui a San Giovanni Rotondo, come state lavorando? No, la società ci ha messo in condizioni ottimali per poter operare, anche perché è un posto che si sta bene, dove abbiamo tutte le nostre comodità e tutte le nostre strutture per operare al meglio e su questo colgo l'occasione per ringraziare la società per averci, a noi staff tecnico, messo a disposizione tutto, sia un campo di allenamento in erba, una palestra super attrezzata e tutte le comodità per poter operare al meglio. E quindi sotto questo punto di vista sono contento. È una settimana che ci stiamo dando dentro, è una settimana anche di conoscenza, è una settimana di arrivi e di partenze perché stiamo anche valutando dei giocatori, nella fattispecie in prova, dove maggiormente gli under, dove questo campionato, vuoi o non vuoi, sono degli elementi molto importanti. Poi stamattina loro hanno fatto questa amichevole dopo un lavoro forzato anche di stamattina di forza. Quindi a me interessa più la condizione fisica che aumenti giorno per giorno che ci sono anche dei giocatori in ritardo, se giocatori venuti, non ci dimentichiamo che veniamo da 6 mesi di inattività, giocatori anche pur allenandosi da soli, però non hanno avuto sempre la condizione ottimale di poter operare con una squadra, un conto allenarsi da soli, un conto con la squadra. Quindi è una preparazione impostata anche in una maniera diversa. Il gruppo sta nascendo. No, noi al di là del gruppo che sta nascendo, la priorità era proprio di creare un gruppo con un senso di appartenenza, un gruppo dove le nostre prerogative devono essere, sai, tutte, può sembrare retorica, ma vogliamo prima l'uomo che è il calciatore. E credo che su questo, per quello che sono stati i tesseramenti, fino a questo momento ci sono queste prerogative. E sotto questo punto di vista, a partire da me, ci sono delle regole ben definite che non si possono, non se ne posso, non si può venir meno, perché in un gruppo ci devono essere le regole, in un team, e il team attraverso queste prerogative può far bene, perché tutto quello che ci portiamo fuori ce lo portiamo in campo e quindi bisogna rispettarci l'un l'altro, sia fuori che all'interno del terreno di gioco. Grazie. Grazie. Terminata poco fa la seduta mattutina qui dal ritiro di San Giovanni Rotondo per la Fidelisandria. Siamo in compagnia di Mati Cristaldi, ultimo arrivato in casa Fidelis. Quanto sei contento per questo ritorno? Sono molto contento, avevo voglia di tornare perché volevo la mia rivincita e volevo dare a questa piazza quello che merita veramente. Il mister Panarelli ti ha voluto fortemente, ti dà tanti consigli. Quanto è importante per te questo e cosa ti chiede in particolare? Sinceramente è molto importante, e poi ho avuto la sua chiamata, anche la chiamata dal direttore, e sono stato voluto fortemente, quello mi dà anche fiducia e responsabilità che dovrei pagare con il lavoro. Sei entrato in questo nuovo gruppo, che gruppo hai trovato? Guarda, ho trovato un gruppo di ragazzi bravissimi, molto predisposti al lavoro, infatti si vede, stiamo lavorando tantissimo, mattina, pomeriggio, ci stiamo dando tanto da fare. Un'ultima domanda, cosa ti senti di promettere alla Piazza Andriese? Tanti gol, come al solito, e ovviamente cambiare l'immagine che è stata gli ultimi 6 mesi che lasciamo indietro. Grazie.